per il nostro appuntamento mensile con i mercoledì della parola. Siamo al quarto appuntamento del percorso di questo anno pastorale. Esso, come ormai sapete, è basato sui libri dei profeti e il loro rapporto con le relazioni familiari, con la vita che ognuno di noi vive all'interno della propria famiglia e il rapporto con le altre famiglie. Quella che affronteremo oggi è una tematica molto importante, la fiducia. Parleremo della fiducia nei confronti di Dio, parleremo della fiducia reciproca che le persone devono avere. Fiducia nei confronti di Dio e nel suo progetto, che è un progetto di bene, d'amore, di vita, anche quando apparentemente questo non sembra. Fiducia nei confronti degli altri, anche quando non appartengono alla tua famiglia, al tuo sangue, alla tua nazione, al tuo villaggio. Fiducia quindi che è capace di superare ogni confine e ogni ostacolo. Abbiamo invocato il Signore affinché scenda in mezzo a noi, affinché discenda dal cielo, e il Signore lo farà ancora una volta per noi stasera attraverso proprio la parola di Dio che ascolteremo. Perciò, per poter aprire la nostra mente e il nostro cuore alla comprensione della parola, vogliamo invocare insieme lo Spirito Santo. Dal primo libro dei Re. Il Signore parlò a lui e disse: alzati, vai in Zarepta di Sidone e ivi stabilisciti. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio.
Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia gli disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché, dice il Signore, la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro. Essa allora disse a Elia: che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio? Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, dove abitava, e le stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da farle morire il figlio? Sì, distese tre volte sul bambino e invocò il Signore: Signore Dio mio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò il grido di Elia. L'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò al piano terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia: ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera parola del Signore è sulla tua bocca. Come al solito facciamo qualche minuto di silenzio e di riflessione per poter interiorizzare al meglio la parola appena ascoltata.
protagonista della pagina della parola di Dio stasera è il profeta Elia, uno dei più famosi di tutto l'Antico Testamento, colui che appare insieme con Mosè nel momento della trasfigurazione sul monte Tabor con Gesù al centro. A lui, al profeta Elia, sono dedicati due libri, parte dei due libri che si chiamano Libro dei Re, il primo e il secondo, con quattro racconti, che sono quattro episodi tra i più importanti della sua vita, che gli studiosi definiscono il ciclo di Elia. Nasce in una città che si chiama Tisbe, ma di lui sappiamo molto poco. Quando appare nella Sacra Scrittura è già un uomo adulto, il suo nome significa Yahweh è il mio Dio ed è famoso per il suo coraggio e anche per la difesa del Dio unico di Israele di fronte al politeismo dei popoli vicini e di fronte anche alla tentazione che anche in mezzo al popolo degli ebrei c'era di abbandonare il monoteismo per diventare adoratori dei dei falsi e bugiardi. In modo particolare durante la sua vita, quando lui faceva il profeta in Israele, c'era un re negativo, cattivo, che faceva le cose sbagliate, molto peggiori, dice la scrittura, di quello che avevano fatto i re precedenti. Fra l'altro, questo re così negativo, il re Acab, aveva sposato una regina, Jezabele, che veniva proprio da Tiro e Sidone, il territorio nel quale, come abbiamo ascoltato stasera, poi Elia verrà inviato. E questa regina, Jezabele, aveva portato nel territorio di Israele il culto di Baal e di altri dei che lei venerava nella sua patria. E aveva invitato con successo, tra l'altro, gli ebrei a adorare il dio Baal e gli altri dei. Elia si scontra perciò ferocemente con questa coppia di regnanti e in modo particolare si scontra con Jezabele, tanto che a un certo punto Elia pronuncia una maledizione contro il popolo e contro questi regnanti, proprio perché Jezabele adorava anche le forze della natura. A un certo punto Elia dice: tu pensi che i tuoi dei della natura siano così forti, così potenti da stabilire loro il dono dell'acqua e quindi anche il dono della vita? Io ti dico che da oggi in poi, per 3 anni, la terra non vedrà più nemmeno un goccio di acqua. E da quel momento, effettivamente, l'acqua cessò di cadere sulla terra e iniziò una grande siccità e con essa iniziò una grande carestia. Carestia che poi, come abbiamo ascoltato stasera, porterà anche alla morte del figlio di quella vedova che lo aveva accolto nella sua casa. Inizialmente Elia, per scampare alla carestia, alla siccità, alla sete, si era rifugiato ad Oriente, perché è da Oriente che viene la salvezza, Gesù, il sole che sorge, e si era rifugiato presso un torrente, il torrente Cheret, che gli studiosi dicono essere vicinissimo all'attuale monastero di San Giorgio, vicino alla città di Gerico. E lì beveva all'acqua del torrente e i corvi, secondo il comando del Signore, gli portavano da mangiare pane e carne
al mattino e alla sera. A un certo punto però l'acqua del torrente si esaurisce, secca anch'essa a causa della carestia, della siccità. E quindi Elia non può più vivere in quel posto, morirebbe non avendo più acqua. Quasi il Signore gli voleva dire: guarda che la natura non basta, e lo vuole dire anche a noi, non basta la natura a salvarmi, la natura rappresentata dall'acqua del torrente e dagli uccelli che gli portavano da mangiare. E qui Dio comincia a dire al profeta una cosa strana, gli dice infatti di lasciare quel posto sicuro dove si era nascosto per andare nel territorio di Tiro e Sidone, che era il territorio di nascita, di origine della regina Jezabel. Era come se gli avesse detto: vatti a mettere nella bocca del leone, vatti a mettere nelle braccia del nemico. Eppure Elia si fida di Dio e gli ubbidisce, manifesta fiducia nel suo Signore, quello che esprimeva anche con il suo nome: mio Dio è Yahweh, e va verso Zarepta di Sidone e nell'entrare in città nota una vedova che doveva essere una vedova giovane perché aveva un figlio ancora bambino. Questa vedova stava raccogliendo un po' di legna perché, come abbiamo ascoltato, avrebbe fatto per sé e per il figlio un'ultima focaccia con la pochissima farina che gli era rimasta e con il pochissimo olio che gli era rimasto, e poi sarebbero morti, non avevano più nulla. E chiaramente, se le vedove soffrivano in qualunque momento del tempo, in qualunque momento della storia, perché erano sole e abbandonate da tutti e nessuno le calcolava, a maggior ragione in quel momento così critico, in quel momento di difficoltà in cui mancava l'acqua e il cibo scarseggiava per tutti, nessuno avrebbe avuto l'opportunità, pur volendo, di aiutare questa vedova a sopravvivere. In questo contesto arriva Elia e chiede a questa vedova un po' di acqua, proprio quella che mancava. Non sappiamo come, non sappiamo perché questa donna straniera, che non aveva mai visto il profeta Elia, che era anche di straniero per quella donna, perché come la donna era straniera per Elia, a maggior ragione nel territorio di quella donna Elia era straniero per lei. Quella donna straniera si alza e sta per andare a prendere l'acqua al profeta. Si fida di questo uomo sconosciuto e vuole condividere con lui quel po' di acqua che gli era rimasta. Però mentre che andava, Elia aumenta la sua richiesta, gli fa un'ulteriore richiesta: preparami anche una focaccia. Ed è qui che la vedova manifesta la sua situazione dolorosa e disastrosa. Non ho nulla di cotto e la mia vita sta per terminare, perché ho la possibilità di fare un'ultima focaccia, la mangeremo io e mio figlio e poi moriremo. Elia le dice: fidati, fidati di me e fidati di colui che mi manda, fidati di Dio, di un Dio che non è il Dio della donna, di un Dio che la donna quindi nemmeno conosceva. Fai come hai detto, ma prima di preparare per te e per tuo figlio la focaccia, preparala per me e portamela. Questa donna ancora una volta si fida delle parole di questo uomo, di questo profeta,
Evidentemente Elia trasmetteva un fascino del tutto particolare, aveva un modo di parlare, di comunicare che lasciava il segno. Se questa donna segue passo passo tutte le indicazioni che lui le dà, va a preparare la focaccia e gliela porta, ricca soltanto di una promessa: stai tranquilla perché l'olio nel tuo orcio non si esaurirà e la farina nella tua madia non terminerà. La cosa bella però è che Elia non dice a questa donna: il Signore riempirà la tua cantina di olio e di farina, adesso che torni nella tua dispensa troverai 4-5 ettolitri di olio e 5-6 quintali di farina. No, le dice che l'olio non finirà e la farina non finirà, ma sarà sempre pochissima farina e pochissimo olio, proprio come accadeva per la manna lungo il percorso del deserto che dovettero fare gli ebrei. Gli ebrei dovevano raccogliere la manna sufficiente per un giorno, non potevano fare la scorta per il giorno successivo. Per il giorno successivo potevano fare la scorta solo quando arrivava il sabato, perché di sabato non potevano lavorare e quindi non potevano nemmeno raccoglierla la manna. Dovevano fidarsi di questo cibo speciale che il Signore concedeva loro, ma che concedeva giorno per giorno. Ogni giornata il popolo degli ebrei doveva rinnovare il suo atto di fede nei confronti di Dio. E adesso la vedova di Zarepta ogni giorno doveva rinnovare la sua fiducia nel profeta e la sua fiducia nel Dio del profeta. Le cose sembravano comunque andare bene. La donna si era fidata, aveva accolto anche il profeta nella sua casa e a lui aveva dato anche una stanzetta al piano superiore, una stanza comoda in cui Elia poteva riposare, poteva mangiare, poteva studiare, poteva pregare, poteva riflettere sulla parola del Signore. Un giorno però arriva il dramma in quella casa, in quella famiglia. Il figlio di questa donna vedova, quindi sola, smette di respirare, muore. E questa donna attacca pesantemente il profeta, come solo una mamma a cui muore un bambino piccolo, un figlio piccolo, o comunque un figlio, è capace di fare. Attacca questo profeta e gli dice: perché sei venuto in mezzo al mio popolo? Perché sei venuto da me? Sei venuto a manifestare le mie colpe? Forse questa donna aveva qualcosa da nascondere, non sappiamo, il testo non ci dice nulla, ma comunque gli dice: sei venuto a far morire mio figlio, e quindi sostanzialmente a strapparmi dalla vita anche a me che sono la mamma. Il profeta non parla, perché di fronte alla morte, specialmente una morte così drammatica come quella di un figlio piccolo, c'è poco da dire. Chiede però di poter prendere il bambino e di poterlo portare nella sua stanza, nella stanza al piano superiore. Lì lo distende sul letto e il testo dice che si distese anche lui per 3 volte su questo bambino. Gli studiosi più attenti dicono che forse è stato tradotto male il verbo, non si tratta di Elia che si distende sul bambino, ma di Elia che quasi scuote per 3 volte il bambino per rendersi conto se effettivamente il bambino è morto o se si trattava di una morte apparente o di qualche altra situazione strana e particolare. Accorgendosi che è morto, eleva la preghiera al Signore. Non ha
discusso con la madre del bambino, non se l'è presa con nessuno, nemmeno con Dio. Elia prega. In questo momento la cosa migliore che il profeta Elia ha pensato di fare è stata quella di pregare, di elevare al Signore una preghiera, mettendo davanti al Signore il dolore di una vedova che l'aveva accolto, di una vedova che aveva condiviso con lui il poco che aveva, di una vedova che si era fidata di lui e di Dio stesso. E Dio compie il miracolo. Il bambino risuscita e Elia può riportare il bambino dalla sua mamma. Commentando questo brano del profeta Elia, i rabbini, i maestri di Israele, parlavano di tre chiavi che sono nelle mani di Dio e che Dio occasionalmente ed eccezionalmente può concedere anche agli uomini, anche ai suoi servi fedeli. La prima chiave era la chiave della vita, la seconda chiave era la chiave dell'acqua e la terza chiave era la chiave della risurrezione. Queste chiavi il Signore poteva concederle, dicono i rabbini, soltanto una alla volta. Non poteva dare due chiavi contemporaneamente e lui restare con una sola. Due delle tre chiavi dovevano rimanere sempre nelle mani di Dio. Elia, forse anche forzando un po' la mano, si era preso, per così dire, la chiave dell'acqua, quando aveva fatto la maledizione sui re Acab e Jezabele e quindi sull'intera popolazione, non solo di Israele, ma anche delle terre vicine, dei territori vicini, e quindi non poteva chiedere altre chiavi. Adesso lui stava chiedendo la chiave della risurrezione ed è come se Dio dicesse ad Elia: io ti posso concedere la chiave della risurrezione, ma tu mi devi ridare la chiave dell'acqua. E quindi con questo gesto Elia ridà la vita al figlio della vedova, ma nello stesso tempo permette a tutto il popolo, e quindi simbolicamente ridà la vita, fa risorgere anche tutto il popolo, perché comincia a tornare l'acqua, finisce la siccità, finisce la carestia e si può tornare a una vita normale. Quando si vede riconsegnare il figlio, la donna dice: questo figlio è figlio della verità. Adesso mi sono potuto rendere conto, più di prima, più di quando non abbia fatto fino ad adesso, che le tue parole sono vere e che quindi questo figlio è figlio della verità. Chi è questo figlio? Nella Bibbia non c'è scritto. La tradizione ebraica, tradizione sempre dei rabbini, ci dice che questo figlio sarebbe il profeta Giona, che si chiamava nel suo nome completo Giona ben Amittai, che significa proprio Giona figlio della verità. Forse storicamente non sarà nemmeno vero, dicono gli studiosi, ma è interessante notare questa lettura simbolica che danno i rabbini di questo episodio, perché la storia di Giona, figlio della verità, e la storia di Elia è molto simile. Come Elia è stato protetto da Dio attraverso l'acqua del torrente al quale beveva e i corvi dai quali riceveva il nutrimento, così Giona è stato protetto da Dio prima attraverso il dono della risurrezione e poi attraverso il grosso pesce nella pancia del quale Giona poté stare
dopo essere stato gettato dalla nave, e questo pesce poi, come sapete, lo riportò sulla spiaggia di Ninive. Elia a Zarepta di Sidone e Giona a Ninive sono chiamati ad annunciare la parola di Dio, il regno di Dio, la conversione a Dio ai pagani, per far comprendere al popolo degli ebrei e a tutto il mondo che il Dio di Israele è il Dio di tutti, che è un Dio buono e che vuole che tutti nel suo nome siano salvi. Una cosa strana per il profeta Elia, una cosa strana per il profeta Giona, il quale nemmeno ci voleva andare a predicare agli abitanti di Ninive, e nemmeno era felice che gli abitanti di Ninive, convertitisi contro le sue aspettative, potessero continuare a vivere. Ma Dio è fatto così, è un Dio ricco di misericordia, è un Dio ricco di perdono, è un Dio pieno d'amore. L'identità di Dio è l'amore. Quindi quando noi diciamo al Signore di scendere dal cielo e di venire, stiamo dicendo all'amore di venire, alla misericordia di venire, al perdono di venire in mezzo a noi. Ma noi, come ha fatto Elia, dobbiamo fidarci di questo Dio e dobbiamo imparare a fidarci anche reciprocamente, a fidarci qualche volta anche quando non abbiamo studiato la persona davanti a noi, quando non abbiamo tutte le notizie della persona che ci sta di fronte, proprio come è successo alla vedova che si è fidato di Elia che nemmeno conosceva. Fidandoci anche delle persone, oltre che di Dio, noi potremo essere testimoni dei miracoli che Dio, anche attraverso queste persone, può compiere per noi e per l'intera umanità. Preparandoci al Natale, mi pare quanto mai opportuna questa pagina che ci è stata proposta stasera. Da Elia, dalla vedova, da Giona, possiamo davvero imparare molto, anche ad usare, tra virgolette, il potere che ci viene da Dio in modo equilibrato, a fare attenzione alle cose che diciamo, come forse Elia non aveva fatto quando ha lanciato la maledizione della siccità, forse non aveva riflettuto fino in fondo a tutte le conseguenze che quella maledizione poteva portare per l'intera popolazione di Israele e di tutti quanti i territori vicini. Ma il nostro Dio è il Dio della vita, il Dio dell'amore, ed è più grande anche di tutte le cose che noi possiamo fare e possiamo dire. Il suo progetto, che è un progetto d'amore, normalmente si realizza mediante noi, qualche volta anche nonostante noi. Possiamo rallentare il progetto di Dio, ma il progetto di Dio va sempre avanti. E il progetto di Dio si è compiuto in Gesù di Nazaret, il figlio di Dio fatto uomo, di cui Elia viene spesso presentato, specialmente dai rabbini, come un segno. A dire il vero, anche i padri della Chiesa lo presentavano così, perché Elia appare e di lui sostanzialmente non si sanno molte cose, Gesù arriva e di lui la gente poco sapeva, oltre che era il figlio di Maria e di Giuseppe, di cui tra l'altro fra poco ascolteremo un piccolo brano dalla lettera che il Papa ha dedicato a Giuseppe. Elia era fatto di fuoco, era pieno di spirito, come dice la scrittura, e Gesù è venuto sulla terra ad accendere il fuoco dello spirito, a portare il
dono dello Spirito per tutti quanti noi. E poi Elia viene portato in cielo su un carro di fuoco, così come Gesù ascenderà al cielo dopo la sua risurrezione. Per questo motivo, appunto, il profeta Elia viene immaginato come un segno premonitore della venuta di Gesù stesso. Alla fiducia di Elia, e concludo, segue anche la fiducia di Giuseppe, questo uomo che a sua volta si fida di Dio e che a sua volta si fida anche di Maria, la quale gli dice che lei aspetta un bambino e che questo bambino è figlio di Dio. Per opera dello Spirito Santo lei lo attende. Attendiamolo anche noi attraverso l'opera dello Spirito Santo, continuando a chiedere allo Spirito che apra la nostra mente e il nostro cuore, perché oggi, come 2000 anni fa a Betlemme, Gesù possa continuare a nascere qui, ora, in mezzo a noi. Dalla lettera del Santo Padre Francesco Paradiscorde. La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale si pose al servizio dell'intero disegno selvatico, come afferma San Giovanni Cristoforo. San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa completamente nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunto, nell'aver usato dell'autorità legale che a lui spettava sulla Sacra Famiglia, per fare il totale dono di sé, della sua vita e del suo lavoro, nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestico nella sua sovrumana operazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità nell'amore vostro al servizio del Messia, germinato nella sua casa. Per questo suo ruolo, nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano,
come dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese, che in molti istituti religiosi, confraternite e gruppi ecclesiali sono ispirati alla sua spiritualità e ne portano il nome, e che in suo nome si svolgono da secoli varie rappresentazioni sante. Tanti santi e sante furono suoi appassionati devoti, tra i quali Teresa d'Avila, che lo adottò come avvocato e intercessore, raccomandandosi molto a lui e ricevendo tutte le grazie che gli chiedeva, incoraggiata dalla propria esperienza. La santa persuadeva gli altri ad essere devoti. In ogni manuale di preghiera si trova qualche orazione a San Giuseppe. Particolari invocazioni gli vengono rivolte tutti i mercoledì, e specialmente durante l'intero mese di marzo, tradizionalmente a lui dedicato. La fiducia del popolo di San Giuseppe è riassunta nell'espressione Ite ad Joseph, che fa riferimento al tempo di carestia in Egitto, quando la gente chiedeva il pane al faraone ed egli rispondeva: andate da Giuseppe, fate quello che vi dirà. Si trattava di Giuseppe, figlio di Giacobbe, che è venduto per invidia dei fratelli e che, stando alla narrazione biblica, successivamente divenne viceré dell'Egitto. Come discendente di Davide, dalla cui radice doveva germogliare Gesù, secondo la promessa fatta a Davide dal profeta Nata, e come sposo di Maria di Nazareth, San Giuseppe è la cerniera che unisce l'Antico e il Nuovo Testamento. Ascolto della parola di Dio, ascolto della parola del Papa, anche il commento che io ho cercato di fare, avranno nel nostro cuore suscitato delle reazioni, avranno suscitato dei sentimenti, avranno suscitato delle riflessioni e probabilmente anche delle intenzioni di preghiera. Tutte quante le cose che sono state suscitate nel nostro cuore le vogliamo presentare al Signore, come gli egiziani facevano quello che diceva Giuseppe, così noi vogliamo fare quello che ci ha detto Gesù, pregare senza stancarci, e come ha suggerito lui, quando pregate dite così. Perciò vogliamo pregare con le parole che lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Santo Natale e un sereno anno nuovo. A nome mio, del Consiglio Episcopale e anche di tutti i sacerdoti della zona pastorale di Nord, che questa volta ci ha ospitato. Con l'aiuto di Dio ci rivedremo a gennaio per il quinto appuntamento. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Vediamo.